visto che ha detto Panetti riguardo vivo con la Nappi? No, cosa ha detto Simone? Andiamo, guardiamolo in live, cosa ha detto. Simone ha detto che Ale è stato maleducato. Ma di che? Va, tutto meno che maleducato. Panetti le dà ragione. Minchia, 20k pure, eh. Big views. È il momento per iniziare una nuova guerra. No, una guerra. Sì, ho visto il video di Ale della Giusta con la Nappi e non lo rispetto minimamente. Se devo dare la mia su quel video non lo rispetto. Se si becca una querela dalla Nappi, secondo me è più che giustificata. Ha pubblicato questa conversazione con la Nappi. Arrivato a questo punto. Devo vederlo anche a me. No, no, tanto l'avranno visto. Però tornare a casa male può. Sembrano registrazioni fatte un po' a sgamo. Esco all'aria aperta. Vedete pure, troppo vicino a dormire. Ho piatto e pensare ad una soluzione. Quando Mayday gli prende in contropiede. La scelta gli dice, guarda, a Valentino non gli va più di fare intervista, punto X. Lui ha pubblicato tutta questa conversazione e l'ha fatta sembra una persona strascorbutica. E infatti sotto, nei commenti, regà, c'è stata una shitstorm enorme sulla Nappi. La Nappi si è dimostrata una persona attaccata al business e ai soldi. Il valore delle persone si vede da queste cose. E bla. Troppa ospitalità da parte della Nappi, addirittura avrebbe lasciato fuori dal cancello, lontano dalla stazione, bla. Sì, ma la Nappi dovrebbe darsi una calmata. E poi c'erano dei commenti assurdi, tipo, state pretendendo troppo dal QI di una che dà il culo per tirare avanti. Cioè, commenti assurdi, una shitstorm. Infatti lui dice, siamo noi, non insultiamo Valentina, mi distorce da qualsiasi commento diffamatorio. Solo che col video che hai fatto, un po' l'hai provocata, sta shitstorm. E io sono in disaccordo con sto video del cazzo. Io ho sentito tutti quanti, quelli che l'hanno reactato, dicendo, ma la Nappi si è commentata, si è comportata di merda, la Nappi deve avere senza umiltà, tornassi a vivere per terra. Regà, ma che cazzo dei video è? Secondo me è un cazzo di video di merda. Se tu sei uno youtuber professionista, cerchi di capire sta cosa e non fai un video, perché è normale che col video che hai fatto hai anche l'hai prevista la shitstorm, perché tu hai pubblicato una cosa dove lei dice se poi te lascio fuori dal cancello se non vuoi andare in macchina con lei, quindi l'hai fatta sembrare una testa di cazzo. E sta cosa la odio, mi ha dato fastidio, infatti non rispetto sto video di Ale della Giusta, per quanto io Ale della Giusta lo seguo e mi piace i suoi contenuti su sto video, però allora, a proposito di questo, dico che uno devo anche stare attento alle cose che posso dire e non posso, meglio non dire. Intanto la mia intenzione ovviamente non era minimamente screditare lei, ma semplicemente raccontare quello che era successo e io avevo mandato il video a Valentina prima di pubblicarlo. Quindi lei sapeva quello che avrei messo e soprattutto lei si è presa male quando poi avessi commenti, ma il video rimane lo stesso e quello che ho messo è quello che è successo. Se il mio lavoro è raccontare le storie per come sono, ho raccontato quello che è stato e ho tagliato tante cose che avrebbero potuto far davvero partire una shitstorm seria nei suoi confronti. Quindi basta questo. Cioè, se... No, niente, cioè, io ho mostrato quello che è successo. Grazie, che gentile! No, cioè, io accetto il fatto. Ciao YouTube, cancelletto Spider-Man. Infatti, io non ho detto, non ho mai espresso una mia opinione sul fatto che si era comportata in modo sbagliato. Ci può stare che lei non abbia voluto fare l'intervista? Non ho mai detto il contrario. Fine, semplicemente, anzi, ho anche detto che il marito è stato super gentile ad avermi lasciato i soldi. Quindi... Quello che si è visto è la verità. Vabbè, ragazzi, direi che la risposta è stata più che E anche esaustiva. a me piace Simone. Cioè, non c'è drama, significa niente da quel punto di vista lì. Vabbè, comunque ci sta quella chiave di È lettura, normale che ci non è. siano, è normale che ci siano, cioè, se uno dal video non ha la concezione al 100% di quello che possa essere successo, ma se io raccontassi tutto e tu sai benissimo com'è andata e Certo, cosa è infatti per quello successo. detto. Cioè. Diciamo che io sono stato molto gentile nei confronti di tutti in questa situazione, potevo essere Esatto. più stronzo con chiunque e spoiler,
ci sono delle cose nascoste in questo video da parte di praticamente tutti quelli che hanno partecipato, che sono state orribili nei miei confronti, sì. E io lo stesso ho cercato di far uscire bene chiunque. Basta. No, no, ma infatti cioè, ti dirò un'altra roba, apprezzo anche un po'... Se avessi voluto fare lo stronzo, potevo fare lo stronzo e potevo essere veramente querelabile da quel punto di vista. No, no, ma guarda, ti dico una roba, secondo me quello che ha detto Panetti in parte è anche bello, perché ci sono dei casi in cui tante volte le persone appaiono sul web in un modo che poi in realtà non sono, no? Cioè, non nel tuo caso, perché in questo caso appunto le dinamiche sono state le stesse, però tante volte sul web capita che magari uno ripreso in un momento in cui certo. Non era sicuro di essere ripreso può essere diverso, ma non vuol dire che è uno stronzo, magari, cioè, può essere fraintendibile. Ci sono tanti casi così e secondo me quella chiave di lettura lì, di quel video, è stata anche figa, perché almeno se fosse stato un caso di quelli, almeno uno l'aveva capito in tutta la gente che non voleva capirlo. Però in questo caso posso proprio assicurare al 100% che non era una questione di riprendere una persona nel momento in cui non voleva o non dare la conferma del video. Io comunque ho visto le dinamiche insieme a lui che ci sono state dietro, perché eravamo appunto a Dubai nel momento della pubblicazione, e posso anche assicurare che il video è stato mandato prima in conferma, che è andato comunque le cose, lui le ha fatte sicuramente nel modo corretto. Quindi... Cioè ci sta che uno mi dica... Cioè, capisco quello che dice Simone, però... Esatto. Però, giusto che tu ti dica... Cioè, non mi dà fastidio perché so quello che è successo e so che sono stato anche buono, quindi...